Salone di Raffaello, nella Pinacoteca dei Musei Vaticani, luogo intriso di bellezza e stupore, a far da cornice a questo dono speciale della Quanta System a Papa Francesco. Si tratta di 5 dispositivi laser ad altissima tecnologia, un paio messi a disposizione proprio dei musei per il restauro delle opere d'arte, gli altri 3 destinati alla chirurgia in ospedali poverissimi dell'America Latina, in particolare del Nicaragua, della Bolivia e del Paraguay, questi ultimi meta del recente viaggio del Pontefice. 2 applicazioni diverse e un unico intento: scrivere con la luce laser momenti importanti della vita di un essere umano. Paolo Salvadeo, amministratore delegato della Quanta System. Filosoficamente, prendersi cura di un capolavoro significa dare attenzione, avere attenzione, ed è la stessa attenzione che si può portare sulla pelle in dermatologia e sul tessuto in chirurgia. Dal punto di vista invece fisico, l'interazione è sempre tra una radiazione che è composta da luce e da fotoni con 2 obiettivi che sono differenti, ma che entrambi interagiscono rispondendo in modo diverso. Un tessuto, per esempio, sanguinante non sanguina più, può essere asportato un tumore in una certa regione del corpo, può essere rotto un calcolo, oppure ci può essere un'interazione tra una radiazione laser e un capolavoro per togliere la crosta nera da una superficie marmorea, per esempio, oppure per togliere cera oppure nero fumo che possono aver causato un annerimento nei secoli. Il balzo avanti nella chirurgia è enorme, parliamo di interventi mini-invasivi, anche urologici o in toracoscopia, impensabili in passato, senza effetti collaterali e con tempi di degenza minimi. Ma a fornire la tecnologia non basta, serve anche la conoscenza, soprattutto per quelle strutture del Sud America che operano quasi sempre in emergenza e in assenza di risorse. La formazione è una delle cose principali, perché comunque stiamo parlando di strumenti di alta tecnologia che hanno da una parte una semplicità di utilizzo, ma dall'altra parte devono essere messi nelle mani di persone che devono essere esperte o devono diventare esperte. Quindi abbiamo un team di formatori e quindi manderemo noi ovviamente gratuitamente questi formatori in questi paesi e in questi ospedali. Altro fronte di impiego del laser è poi il restauro e la conservazione delle opere, sia di materiali lapidei come ad esempio le sculture che si trovano nei giardini dei Musei Vaticani, oppure degli stucchi, sia dei dipinti della Pinacoteca o di altri supporti preziosi come quelli che affollano la Galleria delle Carte Geografiche. Ecco dunque che la luce laser, oltre a salvare vite, arriva a curare le opere d'arte, terapeutiche per l'anima. Il professore Santa Maria. Le strumentazioni sono costose perché c'è molta tecnologia. Noi dobbiamo fare in modo che entrino comunque nel settore, oltre quello ovviamente prioritario della chirurgia, della medicina, ma anche nelle opere d'arte, perché l'opera d'arte comunque cura l'anima. Penso che quindi la mediazione dell'opera d'arte, grazie al laser, possa dare un maggiore contributo allo sviluppo della società. Dunque strumenti animati dallo stesso principio tanto caro a Papa Francesco: prendersi cura delle persone, mettere al centro l'uomo e la sua salute.